Quando si tratta di liberarsi del grasso in eccesso nella zona addominale, l'esercizio fisico non è la risposta. La cosa molto importante è ciò che mangi e soprattutto quando lo mangi. Subito a ruota viene l'esercizio, ma soprattutto il tipo di esercizio che fai. Quindi, ciò che mangi e quando lo mangi, il tipo di esercizio che fai. È importante tenere bene a mente che il grasso addominale non è prettamente una questione estetica. Il grasso addominale è anche definito grasso viscerale, perché è quello che si va a depositare intorno ai tuoi organi e questo causa infiammazione, danni alle arterie, al fegato e quello che ti porta a quelle malattie che vengono definite nella classe di sindrome metabolica. Quindi, tre consigli alimentari per eliminare il grasso in eccesso a livello addominale. Il primo consiglio è questo: per ridurre il grasso addominale, devi ridurre il grasso in eccesso. È infatti impossibile localizzare la sezione del tuo corpo in cui vuoi andare a eliminare il grasso. Vuoi ridurre il grasso addominale? Riduci e preoccupati di ridurre il grasso in eccesso. E con cosa lo fai? Con l'alimentazione. Il secondo consiglio è quello di eliminare dalla tua alimentazione tutti i tipi di zuccheri aggiunti, che siano naturali, che siano raffinati, e la stessa cosa vale per il fruttosio, quindi ad esempio anche lo sciroppo d'agave. Aumenta i grassi salutari nella tua dieta. Una dieta a basso contenuto di grassi è la regola numero uno per sabotare la tua perdita di peso. Vuoi perdere peso? Inserisci tantissimi grassi saturi salutari. Parlo quindi di avocado, burro giallo grass-fed, carne grass-fed, quindi di animali allevati con erba, uova da pascolo, nocciole crude. Questi sono tutti i tipi di grassi che fanno benissimo alla tua salute e che devi mangiare a volontà. Veniamo ora alle cause che ti impediscono di eliminare il grasso in eccesso a livello addominale. Facciamo subito una premessa: una dieta ricca di cibi processati e dove si mangia molto frequentemente è una causa devastante dell'accumulo di grasso corporeo. Quindi, causa numero 1, l'assenza di esercizio. Se vuoi massimizzare la tua perdita di grasso corporeo, devi assolutamente introdurre nella tua settimana allenamenti ad alta intensità, soprattutto quelli che ho spiegato io in altri video. 2. La deficienza di magnesio. Se soffri di stanchezza, irritabilità, stress, nervosismo, poca lucidità, queste possono essere sicuramente dei sintomi di una deficienza di magnesio. Dove si trova il magnesio? Puoi prendere o come integratore, oppure lo trovi nei fagioli, nei semi di zucca, nei semi di girasole, nei semi di sesamo, anche l'avocado contiene magnesio. 3. Tutti i tipi di alcolici non ti permettono di perdere peso, quindi se il tuo obiettivo è quello di perdere peso, devi sicuramente sacrificare gran parte delle tue bevande alcoliche, se non addirittura eliminarle. Che cosa faccio io? Non bevo una goccia di vino, di birra, di alcol per tutta la settimana, in modo che se venerdì sera vado fuori con gli amici, una birra me la posso fare in tutta tranquillità. Quarto ed ultimo punto, lo stress. Lo stress non ti permette di perdere peso. Perché? Perché tieni sempre il cortisolo alto e se il cortisolo è alto, tu non perdi peso. Come fai a ridurre lo stress? Tecniche di meditazione, yoga, tecniche di mindfulness, vai in mezzo alla natura, vai all'aria aperta, fai delle passeggiate e ascolta tanta musica. Quindi prova tutte queste cose e poi dopo fammi sapere.